E non c'è un console destra? Vengono. Sì, lo so, l'ho visto. 200 ieri, vengono a bustine qua. Inghilterra, Australia. Anche. Un sacco di più. Occhio, per destra. Ma la mamma fa male, ma è meglio andare in mare. Perché ho andato a un'ora 300 e c'è le tine. Puoi fare una foto al Londe? Al Londe, hai visto la foto? Qua c'è lo street food con il pesce fritto. Fai massaggio qua a sinistra, sempre 300. Thai food, seafood. $50 per il laundry. Viewpoint a destra, guarda se mai volessi andarci. Fai massaggio. Sono fatto tutti quanti cappello fin qua. €50 di laundry. Pardon. Lo sento anche qua. Sì. Coconut 40, guarda. Già i prezzi migliorano qua. $50 ancora di Londra. Devo schizzare che adesso c'è il viewpoint. $1.50 di nuovo. Questo è ancora massaggio? Ma sono cinesi. Qua ancora massaggio, guarda. 300. Mi sa che a me fa un cartello qua. Però cinese. Occhio alle carriole. Qua ancora 300. Ancora 300 qua. Sei? Spiaggia destra, piscina destra. No. Sono passati 14 anni, non sarebbe così ben tenuto. No. Vediamo come si chiama. Tsunami. Cosa sarà questo?
Comunque devo notare una cosa, tutti i thailandesi qua mangiano sempre questa roba, pad thai in qualche modo, è cibo dei poveri. Quando loro fanno 60 baht è ancora caro. È roba che improvvisi in casa in 5 minuti. No, non lo so, questo è carino. Non lo so, va trovato, però dico, secondo la logica, va bene, mettici le tasse se ce le hanno, mettici la manovalanza e tutto, ma fondamentalmente è un cibo dei poveri, non street food. 50 baht laundry. Hello. Se vuoi. Non lo so. 100 baht per un caffè, adesso ci faccio il primo. Pipi, donna in Fai una sostanzina. Grazie. Qua a destra. Trecento. E poi non mi ispira, guarda. All'albergo? Occhio dietro, occhio dietro. Vuoi vedere questo cosa c'è? Vuoi vedere il mare? Posso vedere il mare? Com'è? Che tipo di dolore hai? Ah. Strano, non è la stessa cosa. Guarda che bella questa pianta. Io vi faccio una foto. Guarda quante barche arenate. Sì. E qua si va all'albergo, no? Guarda quello sulla doccia all'aperto, è un genio. Con la pioggia. Hai la piscina? Ah. Pensavo fosse una casa distrutta dal tsunami ancora. No, adesso lo guardiamo. Ci incagniamo verso là.